L'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee riunisce coloro che hanno ricevuto il Tridente d'Oro. Premio creato nel 1960 e considerato il Nobel delle attività subacquee. Dalla Sardegna alla Sicilia, anzi a Ustica, che della Sicilia è una delle figlie più belle e conosciute. A Ustica è ancora tempo di vacanza, chi vive al nord è avvertito. I sub sanno cosa vuol dire Ustica, per questo sport affascinante. Le sue acque sono lì, chiare e limpide, a spiegare tutto. Dalla prima edizione del 1960 sono stati insigniti col Tridente d'Oro oltre 250 personaggi famosi. Ma anche scienziati, ricercatori, pionieri, giornalisti e docenti, meno noti al pubblico, ma espressione dell'eccellenza nel loro settore a livello internazionale. Finalità dell'Accademia sono, oltre al conferimento del Tridente d'Oro, lo sviluppo, la conoscenza e la divulgazione delle attività subacquee, scientifiche, tecniche, artistiche, culturali, divulgative e sportive, e la diffusione della cultura del mondo sottomarino in un contesto interdisciplinare. In tale quadro l'Accademia organizza stage, seminari, convegni e cura la pubblicazione di ricerche e studi. Essa costituisce un punto di incontro e di riflessione interdisciplinare, al di sopra di ogni interesse ed influenza di parte. Abbiamo visto 30 dei circa 250 tridenti conferiti. Sono solo alcuni dei tridenti, e dei tridenti non tutti sono famosi. Ci sono tridenti che hanno fatto cose eccezionali nel loro campo e non sono conosciuti dal grande pubblico, ma sono nomi, grazie ai quali, la subacquea ha comunque effettuato qualche progresso. Questa è un po' la filosofia del tridente. Premiamo chi ha reso la subacquea migliore e più avanzata. Tridente e l'Academy Awards sono premi che identificano i migliori. È infatti il massimo premio d'eccellenza a livello mondiale per attività particolarmente meritorie svolte nelle attività subacquee scientifiche, tecniche, tecnologiche ed iperbariche, divulgative ed artistiche, sportive ed esplorative. We'll be right back.
Eccoci. Allora. Allora, io proseguirei. A questo punto siamo quasi in chiusura della prima parte della nostra mattinata. Abbiamo un altro conferimento prima di congedarci per la pausa pranzo. Permettetemi di essere un po' emozionato col prossimo conferimento. Un amico di molti di noi, un amico con cui abbiamo condiviso anche avventure in mare, ma soprattutto preparandomi alcuni appunti su di lui ho scoperto poi qualcosa di straordinario di Adriano, perché Adriano è stato anche un grande campione motociclistico, quindi veramente una persona eclettica. Io sono un appassionato di motori e quando mi sono preparato questi appunti scoprire che Adriano è stato campione italiano nelle 250, insomma ha fatto veramente una vita incredibile, questo mi ha emozionato ancora di più. Permettetemi quindi di introdurre il prossimo candidato, Adriano Penco, nato a Genova. Conclusa la carriera agonistica legata al motociclismo, inizia l'attività subacquea nel 1981 diventando istruttore subacqueo padre nell'85. Dirige poi tra l'altro alcuni diving center nello Sri Lanka e nelle isole Eolie, in particolar modo a Filicudi, prima di diventare fotografo subacqueo e giornalista. Nell'88 insieme a Bruno Baretto, Giorgio Barsotti e Armando Tomei fonda Fotosub, la prima scuola di fotografia subacquea in Italia con sede a Genova. Partecipa, confermandosi campione regionale, a diversi contest fotografici, ha una veramente profonda e variegata produzione editoriale e durante la sua carriera riceve alcuni molti riconoscimenti. Decine di riconoscimenti nazionali ed internazionali gli sono stati dati, dimostrando il valore della sua passione e del suo lavoro. Quindi permettetemi di chiamare sul palco l'amico Adriano Penco. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per questo riconoscimento che insomma, per me rappresenta un po' l'apice della carriera e soprattutto dovrebbe esserci. Dovrebbe esserci. E comunque rappresenta l'apice, vi dicevo, della mia carriera lunga, che è iniziata nel 1985, grosso modo, quindi diversi anni or sono. Questo premio rappresenta, come vi dicevo, per uno che ha fatto della subacquea un mestiere, rappresenta veramente il top, oltre non c'è altro. Trovate. Beh, allora, intanto mi metto più di fronte, sono più comodo, e questo è fondamentale. Edo mi ha, diciamo, come si dice al giorno d'oggi, mi ha un po' spoilerato, perché in effetti la mia attività si è un po' modificata col crescere degli anni, perché da 14 fino a 16 anni, come tanti subacquei, ho iniziato ad andare a caccia per polpi, quindi avevo il mio fucile a molla, avevo le mie pinette e avevo tutto il necessario per andare a caccia. Fortunatamente per i pesci non ero un gran cacciatore, per cui danno ne ho veramente
fatto poco. Intorno ai 16 mi è stata regalata la prima motocicletta e lì è successo quello che non pensavo potesse succedere, visto che comunque avevo già una gran passione per il mare. E invece l'ho, diciamo, l'ho congelata a favore della moto. Ho iniziato con, come tanti sedicenni, andare per strada, iniziare a fare un po' qualche manovra un pochino più ardita. Morale che poi mi sono trovato ad un certo punto a grosso modo a 20 anni a lottare in casa perché mi firmassero la possibilità, la licenza per andare a fare le gare, perché ovviamente i miei non erano molto d'accordo, e però insomma alla fine ci sono riuscito. Quindi a 20 anni ho iniziato con le gare in motocicletta, velocità, non motocross. Il motocross era soltanto per allenarci un po' nei periodi invernali. Nel periodo estivo c'era il classico programma delle gare, per cui si iniziava a marzo-aprile e si terminava a settembre. E inizialmente prendendola un po' alla larga con le cronoscalate, quindi partire da un punto A a un punto B e cercare di impiegare il meno tempo possibile. Poi c'è stato l'amore per il circuito, ho iniziato ad andare in pista, per cui Mugello, Monza, Imola, Vallelunga, insomma li ho girati un po'. In Italia li ho girati tutti, ne ho girato anche qualcuno poi in campionato europeo, e insomma che la storia, una prova di campionato del mondo con la 24 ore, insomma diciamo che non mi sono fatto mancare molto. Arrivando anche al professionismo, negli ultimi 2 anni li ho fatti da professionista, quindi insieme a personaggi di un certo calibro. Mi sono fermato quando ho visto che comunque le mie capacità e i mezzi che avevo a disposizione mi consentivano costantemente di stare in una fascia tra il quinto posto e il decimo, quindi una seconda fascia, non di prima, e in questo caso in seconda fascia è difficile che arrivino gli sponsor, perché chiaramente lo sponsor guarda sempre possibilmente chi fa primo. A questo punto non ero più disposto a mettere il sedere per terra, come si suol dire, per continuare a fare quinto, sesto, settimo, e ho deciso che era il momento di smettere. Intanto ero arrivato già ai 28 anni. Smesso di gareggiare in moto, che mi aveva assorbito praticamente tutto il tempo, sono tornato al primo amore, quindi ho ripreso ad andare sott'acqua, come apneista però, non con le bombole. Il primo approccio che ho avuto con le bombole è stato penso che lo conosciate tutti, promontorio di Portofino, insieme ad un amico che lui scendeva già con le bombole e caparbiamente ha voluto farmi provare. Ma no, vieni, guarda, ti diverti, vai già in apnea, vedrai che non è un problema. Morale che un bel pomeriggio mi prende e mi dice: dai, ti metti dietro, io ti passo il mio erogatore, ti stai dietro, tu non devi fare nulla, ti porto io. Vabbè, andiamo. Inizia a scendere, considerate che io ero in costume, per cui non ero preparato, cioè sapevo perfettamente compensare le orecchie, compensare la maschera, tutto quello, ed ero anche abbastanza tranquillo perché il livello di acquaticità è buono. E iniziamo a scendere, mi fa segno se va tutto a posto, se eravamo al Cristo degli Abissi, mi chiede se è tutto a posto, io gli dico sì, tranquillo, e lui continua a scendere, però l'acqua iniziava a diventare più fresca, e mi fa segno tutto ok, e io dico sì, intendo, non lo vedevo perché mi era davanti, io intendevo sì, è tutto ok, però calma perché inizia a far fresco.
e si è fermato a 30 metri, perché io ho detto, oh amico, bisogna che torniamo indietro, ero semicongelato. Però mi ero divertito moltissimo, perché avevo la possibilità di non dover subito riemergere, perché con la in apnea avevo dei tempi limitati. E per, scusate un secondo, perché ho la bocca molto impastata. Per cui era arrivato il momento di risalire. Vi dicevo, mi ha aperto veramente il mondo. Perché? Perché non potevo, avevo la possibilità di godermi di più, osservare il mare. Non avevo più i 2 minuti o quello che poteva avere per andare, salire e scendere, ma potevo rimanere lì, respirando tranquillamente, e quello è stato deleterio, perché non sono poi chiaramente la passione, o come chiamo io la scimmia, è partita e non mi sono più fermato. Allora io ho preparato una piccola presentazione, anche per far capire un po' tutto quello che ho fatto prima di mettere a posto la macchina, perché è un po'... quindi il pulsante è quello, la freccia, eh? Ho cercato di fare un po' presentare un curriculum, senza seguire una cronologia, ma suddividendo un po' per quello che sono, per sommi capi, per capire. Perché in effetti cose fatte, qui vi dicevo che questa parte l'avete già conosciuta, questa era la parte motociclistica, e a 29 anni, come vi dicevo, ho iniziato a fare immersioni, chiaramente prendendo il brevetto di immersione, perché regole ce ne sono tante da seguire, quindi ho iniziato così, e fino a diventare dall'open water a diventare poi istruttore subacqueo. Inizialmente ho seguito molto la didattica, perché era mio interesse e piacere cercare di far conoscere il più possibile a tante persone, tanti amici, che cosa voleva venire, che cosa c'era poi sotto la superficie del mare. Per cui come tanti istruttori ho iniziato a fare brevetti e quant'altro. Ho terminato poi tutta una parte sempre con per fare le spedizioni, quindi cercare di utilizzare tutta la capacità, la conoscenza per arrivare a documentare, perché il passo successivo è stato quello di, dalla didattica, iniziare a fare fotografia. Perché iniziare a fare fotografia? Perché c'è stato un periodo che gestivo 2 centri subacquei, e era il momento in cui si faceva la fotografia e si proiettavano le serate organizzandole con i circoli. Quindi si andava con la valigetta quasi porta a porta per cercare di promuovere le località dove io lavoravo, ma soprattutto anche per far conoscere l'ambiente marino. Il problema alla base qual era? Che venivano fuori bellissime serate, prenotazioni ne tiravo su poche, però erano apprezzate le fotografie. Quindi
mi sono poi dovuto un pochino riadeguare alla situazione. Era il periodo, erano proprio gli inizi, quindi erano anche gli inizi dei viaggi all'estero. E qui siamo in questa immagine, sono in Giordania, ed era il periodo in cui si facevano le immersioni, si facevano ancora da terra, cioè i centri subacquei attuali non esistevano, cioè la costa era super vergine, e si trovava qualche tenda di beduini in giro, ma per chi conosce oggi Sharm, in quei tempi lì non esisteva assolutamente nulla. E c'è stato poi nel frattempo, man mano che l'esigenza fotografica cresceva, anche un adeguamento delle apparecchiature e delle attrezzature. Quindi dalla fotocamera anfibia della Nikon sono andato alle reflex e chiaramente cercando di evolvere sempre la tecnica. Come vi dicevo, ho poi abbracciato un po' il mondo dei concorsi e delle gare, e in effetti lì stava andando meglio che nelle prenotazioni ai vari circoli. Ci sono state, queste sono due immagini emblematiche, una mi ha fatto vincere il premio ad Antibes per la malacologia, e l'altro un altro trofeo alla Zise, che era, diciamo che erano i più importanti in quell'epoca. Come già accennato Edoardo, nel 1988, insieme a Barsotti, Baretto e Tomei, abbiamo creato Fotosub. Fotosub non è che avessimo inventato nulla di più di quello che c'era, perché le didattiche avevano già la loro specializzazione di fotografia subacquea. Quello che abbiamo cercato di creare è stato una didattica mirata esclusivamente alla fotografia, quindi eliminare un po' quello che rappresentava lo scoglio di chi si avvicinava alla fotografia, quindi dare loro già le apparecchiature fotografiche prima ancora che se le dovessero acquistare, di modo che avevano la possibilità di provare direttamente. E non vi nego che ha avuto un buon successo, perché appunto sono anni in cui abbiamo fatto moltissimi brevetti, abbiamo avuto un bel riscontro, un bel successo, e da Fotosub era nata anche Naturalist Diver, che era mirata a chi si occupava di biologia marina. Mara, mi dai ancora un po' d'acqua per favore? Ho la salivazione a zero. Per cui c'è stata anche questa avventura. Ho iniziato poi a fare anche le prime mostre. E una delle prime è stata Segno, Forma e Colore, che tra l'altro ha avuto un buon successo, presentata al Festival di Antibes, presentata a Montpellier, che erano i maggiori festival della fotografia, e anche al Salone Nautico. Rappresentavano in realtà piccole porzioni di organismi marini, dove però quello a cui io miravo non era tanto il soggetto, ma come diceva il titolo della mostra, il segno, il forma e il colore, quindi i cromatismi, le grafie, e creare delle immagini dove potevano apprezzare più che altro i segni, non tanto il soggetto. Dalle mostre, visto che riscuoteva un discreto successo, sono poi passato
all'editoria. All'editoria, chiaramente giornalismo, e la collaborazione erano i tempi, lasciatemelo dire, in cui la subacquea stava esplodendo, per cui opportunità di lavoro ce n'erano veramente molte, di qualsiasi genere. C'erano i diving center che fiorivano, ogni giorno ne nasceva uno, didattiche che continuavano a proporre l'attività subacquea, insomma c'era veramente il boom dell'attività. E io mi sono trovato a poter lavorare con una, più o meno erano circa 11 riviste su cui pubblicavo mensilmente qualche cosa. E il discorso del giornalismo non soltanto legato alla subacquea, ma anche avevo l'estremo, dalla subacquea alla montagna, per cui arrampicata sportiva, ghiacciaio e quant'altro. Parallelamente alla subacquea, al giornalismo, ho iniziato anche a pubblicare pubblicare libri, guide e collaborazioni anche con istituzioni che mi davano la possibilità comunque mi davano carta bianca per poter lavorare. Il bello di in questo periodo era che non avevo nessun tipo di indirizzo. Io proponevo un tema, se piaceva, ok, vai, fai, sviluppa. E in effetti un po' di materiale è stato fatto. Nel 97, come dicevo, grazie poi a tutto il lavoro fatto in editoria, ho avuto anche una nomination per gli articoli che avevo scritto in precedenza. Collaborazioni anche in questo caso ne ho avute diverse. Una delle prime è stata con Mare Vivo, dove abbiamo girato quasi 3 mesi per tutto il Mediterraneo, ritornando su un tragitto che aveva fatto Cousteau e che a distanza di 20 anni volevamo, lui sosteneva che con l'andamento del mare così com'era certi punti sarebbero morti. Noi abbiamo ritoccato gli stessi punti dove noi avevamo chiaramente la traccia e ci siamo immersi, abbiamo fatto un reportage su tutto quanto lui aveva già appuntato, e si è visto in realtà che poi nell'arco dei 20 anni non era successo granché di negativo, avevamo trovato grosso modo le stesse cose, quindi niente di nuovo. E collaborazioni poi sempre con soprintendenze archeologiche, con gli NGV di Palermo, con il primo ricercatore franco-italiano. Abbiamo avuto modo di fare parecchie immersioni insieme. Questa addirittura è stato il fenomeno del degassamento di Panarea, quindi c'è stato un collassamento dovuto alla fuoriuscita di gas. Eruzioni poi sullo Stromboli, immersioni sotto la sciara di fuoco. Insomma, è stato un bel periodo. Nel 2009 abbiamo segnalato questo ritrovamento di quest'ancora proprio a Portofino, un'ancora che al momento risulta essere ancora la più grande di sicuro nell'Alto Tirreno, lunga 5,20 metri, la cicala, l'anello dove veniva fissata la gomena, la cima, e le marre hanno un'altezza di 1,20 metri ciascuna, quindi era un'ancora molto importante
datata, se non ricordo male, intorno al 18 secolo. E si doveva fare un lavoro di ricerca con la soprintendenza, poi motivi vari, primo di tutti non c'erano fondi, per cui l'ancora è ancora là al suo posto, non è stata rimossa, e so che ogni tanto qualcuno va a fare qualche rilievo per vedere di poter capire a chi appartenesse. Questi sempre altri progetti fatti insieme alla Regione Liguria 1 e il Comune di Porto Venere l'altro. Iniziative di manifestazioni con cui sempre ho avuto modo di collaborare, e poi chiaramente nel 2012 c'è stato uno stop che è durato circa 2 anni. Tra ricoveri vari, fisioterapie, eccetera. Per cui in quei 2 anni mi sono dovuto fermare, ma la passione non è che si ferma, la passione continuava. Anzi, più stavo a letto, più cresceva la voglia di continuare a fare qualcosa. Per cui dovevo ritrovare me stesso, e ho iniziato nuovamente sempre dalla fotostudio. Prime immersioni. Per arrivare a queste immagini devo raccontarvi un brevissimo aneddoto. Siamo andati, mia moglie, siamo andati dopo 2 anni di ospedale, la prima vacanza siamo andati a Sharm. Siamo andati a Sharm e io ovviamente non avevo intenzione di fare immersioni. Gli ho sempre detto: Mara, io ho già dato, e per cui direi che va bene così. E parlando con il titolare del diving, che mi voleva assolutamente in acqua, mi dice: ma perché no? Perché no? Perché no? Non voglio più, cioè, secondo me la mia carriera subacquea era finita a novembre del 2012. Vabbè, la cosa rimane. Torniamo indietro in aereo e mia moglie mi dice: ma scusate, ma perché no? Prova. Tutt'al più ti rendi conto che non ce la fai. No, guarda, ti assicuro che non entrerò mai più in acqua. Bene, arriviamo a casa, nessuno mi dice più niente, però quel perché no è rimasto. Ma in effetti però potrei anche provare, perché no? E sono ripartito. Ho iniziato nuovamente, intanto, a rimettere la testa in acqua. Poi a fotografare, a proporre dei workshop di fotografia, insomma l'ingranaggio era ripartito. Da quel perché no ho iniziato a fare un po' di divulgazione nelle scuole, ho avuto un buon successo tra gli studenti perché la percentuale di gradimento, questa mattina sono... spero di riuscire ad arrivare alla fine. Avevo un buon riscontro anche nelle scolaresche, per cui la cosa mi continuava a caricare. Però a un certo punto fai i workshop, spieghi nelle scuole, cerchi sempre di promuovere le bellezze del mare, spieghi la fotografia ai ragazzi, e ai ragazzi, quando sono arrivato in aula,
io mi ero fatto la mia bella scaletta di lavoro, di spiegare un po' la fotografia, come si realizzava, insomma tutta la parte tecnica. Mi sono trovato di fronte a un'aula, avevano raggruppato due classi, una cinquantina di studenti, dove in effetti vedevo che buona parte si distraevano. Evidentemente erano lezioni un po' troppo pesanti per loro, non andava bene. Benissimo, colpo di genio, mi sono adeguato alle loro esigenze, per cui dal passare dalla fotografia subacquea o come realizzare fotografie con le fotocamere, sono passato a come realizzare i selfie. È stato un successo esagerato, perché sono entrato praticamente nel loro campo. Io sono uscito dal professionista che va in giro a parlare di fotografia e sono diventato studente con loro, cercando di fargli migliorare i loro selfie. Quindi mi sono fatto mandare tutte le fotografie che secondo loro erano valide. Arrivata a casa le ho analizzate, le ho guardate, le ho alcune che avevano errori veramente evidenti, le ho segnalate, le ho modificate come sarebbero state, avrebbero dovuto essere. E quando sono tornato dopo la settimana successiva, e ho detto: va bene ragazzi, oggi parliamo di selfie. Un attimo di silenzio, dopodiché un boato, è scoppiato un applauso che non finiva più, anzi pensavo che addirittura l'ora la passassimo sempre ad applaudire, e finalmente abbiamo iniziato a parlare di selfie per un'ora abbondante, e quasi rischiavano anche di saltare l'intervallo perché la cosa continuava ad andare avanti. E è stato bello, è stata una bellissima esperienza che chiaramente mi ha fatto molto piacere, perché poi fondamentalmente in realtà qualche ragazzo è venuto da me, si è complimentato e mi ha detto ancora grazie perché ho imparato qualche cosa. Quindi figuratevi. Però arrivato a quel punto ci volevano altri stimoli. Gli altri stimoli erano, mi ero messo in testa in quei due anni precedenti che secondo me la fotografia subacquea doveva essere esportata e far conoscere la fotografia subacquea anche a chi non va sott'acqua. Quindi direte, è una cosa che fanno in tanti, è un obiettivo che seguono tanti. Sì, però per far questo mi sono dovuto reinventare per entrare nel mondo artistico, quindi proporre le mie immagini in una chiave diversa, non più nell'esposizione in occasioni dove si parlava di subacquea, ma assolutamente in occasione dove c'erano quadri da vedere, statue realizzate, quindi diciamo che un ambiente un pochino più chic, un pochino più d'élite. E la prima cosa che ho fatto, ho cercato una pittrice digitale e gli ho proposto le mie immagini. Gli ho detto: ma guarda, io ho tutta questa, ho una serie di fotografie, secondo te gli si può dare un'altra vita, portarle in un campo dove non si parla assolutamente di subacquea? E lei mi ha guardato un po', mi ha detto: ma sì, guarda, gli diamo una chiave onirica a queste immagini e cerchiamo di fare qualcosa. E da lì è nato Fondali Immaginari, perché in realtà sono situazioni che non esistono, che lei però ha reinterpretato. E è andata bene perché c'è stato
un successo di pubblico, prima cosa, successo di critica che non era facile, non era scontato. E a questo punto mi sono veramente convinto che la fotografia subacquea, se presentata in un certo modo, in modo comprensibile a chiunque, è una tecnica che è accettata tranquillamente. Da lì è iniziata una seconda mostra che si chiama Image Telling. Quindi all'interno di ogni fotografia doveva esprimere una sensazione, cercare di dare un tema dove la situazione del momento poteva esprimere qualche cosa. In quel caso i pesci luna, la libertà, perché schivano la rete, una megattera, il salto completo di una megattera, quindi un momento di felicità. Questa rappresenta la caccia, quindi la paura. Cercare ogni volta di dare un obiettivo, dare un senso all'immagine è abbastanza difficile. Però avendo le idee chiare, è solo questione di pazienza e di tempo per realizzarla. E certe immagini, poi ci vuole anche un po' di tecnica, perché tante immagini si possono fare in doppia esposizione. Quindi faccio prima un soggetto e poi mi vado a cercare un'altra cosa che vada a complementare quello che io volevo dire. In questo caso abbiamo la caccia l'attimo prima che il calamaro possa catturare il pesce. In questo caso ha un doppio senso, cioè quel pesce l'avrà cacciato o sarà fuggito? Non si sa. Quindi dà motivo di studio e di attenzione. Questa di nuovo un'altra immagine dove si racconta un po' la fiducia e l'amicizia tra l'uomo e i pesci. In questo caso mi sono trovato su un'isola che praticamente non c'era nulla e l'unico divertimento che potevano avere erano questi squali. Invece di averci il cane da portare, invece di avere il cane da portare a spasso, giocava con gli squali. Quindi la fiducia, la gioia di volersi incontrare. E le mostre poi chiaramente sono state utilizzate anche per altri scopi. Ancora sempre sulla falsa riga di Image Telling, altre mostre. Nel 2019 mi hanno commissionato il piatto di San Valentino a Camogli, Innamorati a Camogli. E quindi lì ero veramente in un campo artistico, perché era, se non sbaglio, la 32esima piatto di San Valentino a Camogli. È una collezione di piatti che tutti gli anni il consorzio, l'amministrazione locale promuovono in occasione di San Valentino. Quindi gli innamorati che arrivano a Camogli vanno al ristorante e il ristoratore gli regala il piatto di questo anno. E si è scatenata una vera collezione, ci sono
persone che addirittura li hanno tutti e 30, quando l'avevo fatto io era il 32esimo, credo. Comunque sono andate avanti con altri. E beh, è stato comunque anche in questo caso una gran bella soddisfazione, perché mettere poi una mia immagine in un contesto del genere, dove prevalentemente sono sempre stati fatti piatti dipinti, arrivo io con la fotografia, ero un po' anomalo, però è stata processata, è stata accettata, e infatti adesso si trova nella collezione di piatti di San Valentino. Naturalmente nella carriera fotografica non si fotografa dall'inizio fino alla fine sempre nello stesso modo, c'è chiaramente un percorso. In questo percorso io ho cercato anche di rapportarmi con tecniche nuove, quindi multiscatto, creative in piscina, per cercare sempre continui stimoli, per cercare di alzare sempre l'asticella a cose nuove. Questo è il salto della Megatra che vi dicevo prima, fatta nel canale di Mozambico. In questo caso un colpissimo di fortuna, non un colpo, perché io avevo attrezzato l'immagine, avevo attrezzato la macchina fotografica, perché il giorno prima in immersione avevamo sentito le balene, e il giorno dopo stavamo facendo un pezzo di un percorso per il rientro, e mi sono messo a prua con la fotocamera pronta per poter scattare se fosse emersa una balena, e ero lì bello che pronto. Di colpo, a un certo punto il comandante mi fa segno che avevamo le balene a prua, mi metto in posizione, ho detto come esce la prendo subito. E cavolo, è uscita, ma è uscita così. E fortunatamente ero lì, la fotocamera era impostata, sono riuscito a intuire da dove usciva. Ho fatto credo una dozzina di scatti continui e sono riuscito a prendere dall'uscita al tuffo finale. Si iniziava già anche a fare delle tecniche che attualmente poi sono ritornate di moda, ravvicinate. Nel frattempo ho conosciuto il bianco e nero. Il bianco e nero è stata una folgorazione. Perché? Perché l'immagine in bianco e nero ti obbliga a concentrarti sul momento, su quello che sta accadendo. Non hai il colore, a volte distrae un po', una gorgonia molto rossa è la prima cosa che uno guarda, margherite di mare con l'oro giallo sono catalizzatrici, però sul bianco e nero tu sei per forza di cose concentrato sulla situazione. Quello che io volevo era proprio quello, togliere tutto ciò che potrebbe essere disturbatore e concentrare sull'immagine. Col bianco e nero si può giocare sulla grafia, si può giocare sul messaggio, c'è la possibilità ciascuno di dargli il colore che vuole, come succede sui quaderni dei bambini, che c'è la sagoma di un soggetto, poi il bimbo la colora secondo i suoi gusti. E in questo caso ciascuno, se gli vuol dare un colore, lo fa secondo sua. E come vi dicevo, ogni immagine racchiude un racconto. La prima in alto sembrerebbe molto banale, in realtà
che cosa volevo significare con la prima, in alto, che spesso e volentieri la bellezza ci passa vicino, ma noi distrattamente non la guardiamo, siamo presi da altre cose e lasciamo perdere. Mi si era creata la situazione di questa medusa che mi passa in primo piano, vedete che il subacqueo è dietro, nessuno è interessato a questo soggetto, fanno altre cose, stavano per risalire in realtà, e quindi in questo istante l'ho congelato per quel motivo lì. Il relitto, c'è una modella e c'è anche un operatore dietro la modella, quindi il relitto che diventa scenografia. Con lo squalo balena, il fotografo che cerca di riprendere, quindi c'è un rapporto uomo-animale. Il fatto di fare sistema per sfuggire, quindi cercano di creare un gruppo ai predatori di modo da poterli distrarre. La storia siamo noi, in quanto in questa immagine sono riuscito fortunatamente a concentrare alcune attrezzature antecedenti le nostre apparecchiature più moderne. L'incontro con un Nautilus, quindi in questo caso un soggetto estremamente raro e graficamente prestante. Ovviamente non potevo farmi mancare partecipare alle esposizioni, perché poi tutto questo lavoro fatto io volevo avere un riscontro da chi non andava sott'acqua e da chi frequenta l'ambiente artistico. Acqua, please. Consumo più di una Ferrari. Era meglio l'altro. Vabbè. In questo caso le immagini, quello che a me interessava era capire se queste immagini potevano essere apprezzate da chi non praticava la subacquea, da chi non andava sott'acqua, per cui mi servono sempre immagini che siano, come vi dicevo prima, chiaramente leggibili, interpretabili. Ancora altre esposizioni. Questa è un'immagine che ha avuto un discreto successo. Perché? Intanto è stata fatta nella Tonnarella di Camogli, che oltretutto adesso non esiste più, quindi diventa anche una foto storica volendo. Ed è un po' il lavoro, esaltare la durezza del lavoro del pescatore, perché in questo caso, oltre a dover tirare su una rete che è una rete decisamente più pesante, più ingombrante, poi tutti questi pesci luna non fanno parte del tipo di pesca che stanno facendo, quindi è un dovere anche svuotare prendendone uno per volta, svuotare la rete e lasciarli di nuovo liberi, quindi doppia fatica, tiro la rete, devo liberare tutti i pesci che sono più, e poi vedere se è rimasta dentro qualche ricciola, se è rimasto dentro qualche cosa, quindi una prima parte è a fondo perduto e la seconda eventualmente è l'aspetto più economico.
altre immagini. Cristo degli Abissi. Ecco, questa è un'immagine che in realtà mi ha portato abbastanza fortuna. È un'immagine che chiaramente è stata creata ad hoc, nel senso che, essendo della zona, conosco perfettamente l'angolazione del sole, conosco perfettamente gli orari che sono più consoni per avere il sole a favore, quindi è stata veramente cercata questa immagine qua, fatta nel pomeriggio, nel momento in cui il sole inizia a scendere, perché volevo che sul viso del Cristo arrivasse un raggio di sole. Il raggio di sole chiaramente implica che dall'alto dei cieli arriva la benedizione. La benedizione poi deve essere distribuita a tutti i subacquei che sono presenti. E questa immagine mi ha permesso di conoscere Papa Francesco, perché gliel'ho donata attraverso tutta una serie di informazioni, di canali, e lui aveva accettato il fatto che di ricevere questo dono. Quindi ci siamo recati in Vaticano e c'è stato questo incontro, per cui un momento davvero emozionante, perché oltretutto mi ha confessato che non conosceva la storia del Cristo degli Abissi e ha apprezzato molto l'immagine, mi ha detto: gran bella fotografia. Beh, insomma, siamo quasi al divino a questo punto, è tanta roba. Naturalmente poi la cosa era stata ripresa nei giornali. E qui siamo, ecco, a Mentone si è fatta la biennale, era una biennale a tema sacralità, e naturalmente ho inviato la mia immagine. È stata molto apprezzata e addirittura era diventata la copertina del catalogo. Quindi, dicevo, mi ha portato abbastanza fortuna. Adesso questa immagine si trova in una collezione privata, non è più tornata a casa. A inizio di quest'anno sono stato inserito nel catalogo d'arte moderna ex Bollasti, che chiaramente chi conosce un po' la sua storia è una pubblicazione assai importante. Queste sono alcune cose, immagini in tema. E qua lasciatemi gongolare un attimino, perché qualche riga è stata scritta. Vado velocemente perché non vorrei sembrare troppo narcisista. Angelo Moietta, che fa parte a un Tridente d'Oro, ha realizzato anche una monografia di me. Riconoscimenti. Ho voluto concentrare quelli che per me sono i più significativi. Uno ricevuto da HSA, dov'è Aldo? Grazie ancora adesso, insieme alla Marina Militare. Un altro, un premio alla carriera che ho ricevuto sempre in quell'occasione. Proloco di mare, quindi amico di Cadimare. Diploma d'onore dalla WISP. Dov'è?
questo riconoscimento a cui tengo particolarmente, perché mi viene da due persone che stimo immensamente, quindi Fabio Ruberti e Carla Vinelli, ed è per me, rappresentano veramente una famiglia. Da tanti anni collaboro con loro, ho seguito specialmente nelle spedizioni tutto quanto c'era da fare per poter portare a compimento un obiettivo, insomma, quindi cose molto, molto interessanti. Chiaramente i progetti non mancano, perché da quel perché no ormai si va avanti a ruota libera. Avrei terminato. Grazie mille. Grazie Adriano, grazie della tua presentazione. Siamo Paolo Ferraro. Pronto, pronto. La motivazione per cui viene attribuito il Tridente d'Oro 2024 Adriano Penco è la seguente. Fotografo subacqueo di grande spessore artistico e fama internazionale per aver elevato la fotografia subacquea ad una vera e propria forma di arte, viene di essere esposta e rappresentata ai livelli più alti. Attraverso le sue immagini, esposte all'interno di gallerie e mostre d'arte di grande importanza, ha trasmesso la passione e l'amore per la rappresentazione e divulgazione della bellezza del mondo sommerso, portando la fotografia subacquea al di fuori del suo spazio naturale per farla conoscere in contesti artistici più vasti, innalzando perciò la tecnica circostante ad uno specifico ambiente, ad arte tout court.